Vendita Italia 2024 continua. Ci troviamo allo stand di 365 Refurbishment, un'azienda italiana giovanissima ma già di grande successo, e siamo in compagnia di Cristian Miotello, l'amministratore unico dell'azienda. Ciao Cristian, ed è un gran piacere rivederti dopo lungo tempo. Grazie, ciao Fabio, un piacere per me essere qui con un nuovo progetto. E questo nuovo progetto, dicevamo prima, sta facendo breccia. Intanto diciamo in un minuto qual è la storia di 365 Refurbishment. Allora, 365 nasce a gennaio-febbraio del 2023, è un'azienda che si occupa di, appunto, di refurbishing, quindi noi rigeneriamo distributori automatici in maniera un pochino virtuosa rispetto a quanto non facciano i concorrenti. Diamo particolare attenzione alla parte estetica dei distributori automatici, quindi noi abbiamo un reparto carrozzeria dove ci lavorano diverse persone e l'estetica delle macchine viene gestita in maniera maniacale. Praticamente queste macchine vengono chiaramente revisionate in tutta la parte tecnica, vengono rigenerate nella parte estetica con la possibilità di essere personalizzate, ed è un po' il nostro fiore all'occhiello. Oltre al fatto che gestiamo una quantità di distributori mese importante, con l'avvio della nuova sede arriveremo tra settembre e ottobre a 800 macchine mese, quindi diciamo che possiamo, oltre a gestire un'estetica e una tecnica impeccabili, poter gestire anche una numerica mensile importante, tant'è che stiamo oggi servendo diversi gruppi di primaria importanza in Italia, oltre ai piccoli e medi gestori che hanno esigenze comunque di smaltire distributori che oggi hanno nei loro magazzini. Facciamo due cose: revisioniamo macchine conto terzi, quindi di proprietà dei nostri clienti, oppure vendiamo macchine che noi acquistiamo nel mercato dell'usato completamente rigenerate. Quindi diciamo che facciamo un servizio a 360 gradi per quel che riguarda la parte tecnica legata ai distributori automatici. Dicevo prima che dopo soli 18 mesi e forse anche meno, la vostra è già un'impresa di successo. I numeri che hai segnalato lo testimoniano, e questa è una gran bella cosa per quella che potrebbe essere chiamata semplicemente una startup. Cristian, perché siete qui a Venditalia 2024? Allora, per noi Venditalia è la prima, spero, delle vetrine, parlo plurale, sicuramente è la prima della nostra storia, ed è importante perché per la prima volta usciamo allo scoperto e ci mostriamo al grande pubblico come partner o possibile partner per la nostra, ma soprattutto la loro crescita. Siete alla ricerca di clienti, siete qui naturalmente per evidenziare quello che operate con le vostre skills, ma siete anche alla ricerca di commerciali? Allora, sì, diciamo che stiamo ampliando la nostra rete commerciale, in realtà ancor di più stiamo cercando di ampliare la nostra rete tecnica. Noi siamo alla ricerca di moltissimi tecnici specializzati o meno specializzati, sicuramente nel settore vending, noi facendo revisioni, quindi diciamo che il nostro cuore è la parte della, noi la chiamiamo produzione, in realtà noi non produciamo nulla ma trasformiamo un qualcosa. Siamo in piena economia circolare, quindi questo è un altro tema che ci sta molto a cuore. Diciamo, i tecnici per noi sono la linfa vitale per poter dar vita a ciò che facciamo. Cristian, qual è l'indirizzo di posta elettronica attraverso il quale è possibile scrivervi, raggiungervi quindi in modo digitale e richiedere maggiori informazioni? Allora, l'indirizzo al quale chiedere informazioni è facile: info@365, scritto tutto in parola, tutto attaccato, .srl. Lì potete chiedere le vostre informazioni e abbiamo il nostro ufficio che risponderà e darà tutte le risposte alle quali insomma tutti ambiscono, non so se si dice così, ma insomma siamo presenti. E allora noi continuiamo con le ultime interviste previste ancora in questo quarto giorno qui a Venditalia. Possiamo però tirare le somme per quanto vi riguarda, com'è andata?
Allora, per noi è stata una fiera, ripeto, la prima, quindi non avevamo dati da confrontare a questa, però è stata una fiera, mi sembra, molto positiva in termini di affluenza. Noi abbiamo avuto un ottimo successo, c'è moltissimo interesse in merito a ciò che facciamo. Molto probabilmente l'interesse oggi è anche legato un pochino alla sostenibilità ambientale. Noi siamo in economia circolare, come ho detto prima, quindi questa cosa è decisamente, mi pare che sia molto sentita, cosa che forse fino a qualche anno fa non accadeva, ecco. Quindi bene, bilancio super positivo. Cristian Miotello, amministratore unico di 365. Grazie, alla prossima.